мир мігрантів. Ще молимось за всіх тих, що на судах і брудниках, і на засланнях, і на гірких роботах, і в усій всякій журбі і нужді, і утисках. Помяни їх, Боже, притягну. Signore, le origini del tuo amore. O Padre, che puoi fare assai più di quanto possiamo chiedere e sperare, accogli l'umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso ed attento alle sorprese del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore nostro Dio, è veramente giusto renderti grazie e innalzare a te, Signore Padre buono, l'inno di benedizione. La speranza del tuo regno. Così la Chiesa risplende come segno della tua fedeltà all'alleanza, promessa ed attuata in Gesù Cristo, nostro Signore. Per questo mistero di salvezza ti loda i cieli e risulta la terra. E la Chiesa unanime canta la tua gloria. Santo, Santo.
ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. A mettere a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Beato Bartolomeo e tutti i santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e Dio sarà. Amen.
Ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo figlio. Fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono. Sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che mi ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.